presentiamo ufficialmente il 44esimo presidente della SAMB agli amici di Yand.it. Un benvenuto e complimenti, anche perché c'è il vecchio detto: chi ben comincia è a metà dell'opera. Grazie dei complimenti. Oggi ho scoperto che dal 26esimo sono passato al 44esimo, già una cosa positiva. Mi hanno detto che sono il presidente che ha speso più soldi, dunque ho tutti i meriti. Oggi è una giornata di meriti, da domani inizieranno i demeriti, dai, sono contento. Ecco, ha risolto una situazione veramente drammatica, però posso solo chiederle che si porta dietro anche una parte di esperienza calcistica avvenuta già in società importanti come Ternana e Como. Ah sì, pure queste sono esperienze che mi hanno aiutato, anche perché sia a Terni era una situazione molto più solida, sia con la famiglia Longarini che con Deodati, dunque non avevamo questi problemi. Su Como abbiamo fatto invece l'iscrizione dopo il fallimento del Como Calcio, dunque sì, questo è un'esperienza, ma come sempre ogni fase della vita è un'esperienza nuova. Una battuta ultima per i tifosi. I tifosi è forse uno dei motivi principali perché ho fatto questa cosa. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Non poteva mancare il sindaco Piunti, anche perché a fine mandato si è tolto un peso anche lei per quanto riguarda questa diatriba, perché giustamente ha vissuto sia il trascorso di Serafino e questo nuovo ingresso di Renzi. Quindi diciamo che anche lei chiude questo mandato abbastanza soddisfatto. Soddisfatto anche grazie ai miei collaboratori. Se posso fare una battuta, noi siamo passati dal terremoto a due pandemie, ma forse quello che ci ha impegnato di più, lo dico con un sorriso, è stata questa gestione della crisi societaria della San Benedettese. Io istituì un tavolo tecnico che ha portato i suoi frutti, quindi io devo ringraziare intanto la tifoseria, perché ha avuto un atteggiamento sempre responsabile, che si è assolutamente inserita in questo tavolo, in quel concetto di parlare tutti la stessa lingua. Devo ringraziare anche la stampa perché ha fatto il suo. Devo ringraziare i commissari, il tribunale di Ascoli Piceno, i calciatori, il tecnico, che hanno dimostrato grande attaccamento ai colori. Avevamo chiesto in questo tavolo che per il futuro ci fosse trasparenza e condivisione affinché non si verificassero più situazioni come quella che abbiamo vissuto l'ultima volta, e ahimè non era la sola. Il fatto che oggi il neopresidente Renzi abbia presentato Colucci e i due Giuntini, i suoi due collaboratori, abbia detto in qualche modo quello che vuole fare, depone a favore di quella richiesta. È anche disponibile a interfacciarsi con gli imprenditori locali, quindi nei prossimi giorni lui o con l'amministrazione comunale, che già li aveva coinvolti, aveva diciamo ricevuto adesioni sia da solo per questa collaborazione, per tenere ben stretto questo rapporto tra società, tifoseria, amministrazione comunale. Credo che sia una buona partenza. Grazie sindaco. Grazie a voi.